Karabakh-Braga, partita di Europa League di ieri, 22 febbraio 2024, termina con un 2-3. Il Karabakh perde contro il Braga questa partita di grande bellezza e di grande fascino. Pensate che a fare i gol per il Karabakh è stato Matheus Silva e poi Neyman Östrande. Per quanto riguarda invece il Braga, i tre gol sono stati fatti nel secondo tempo a firma di Roger Fernandes, Alvaro Diallo e Simon Banza su rigore. Da segnalare un'espulsione per il Karabakh, infatti ad essere espulso, quindi cartellino rosso, per Elvin Cefe Kuliev, che nel secondo tempo, ripeto, viene espulso. Statistiche tutte a favore del Braga rispetto al Karabakh: più possesso di palla, molti più passaggi, una pressione passaggi più elevata. Va bene? Quindi diciamo che il risultato descrive quello che a livello statistico, quindi statisticamente parlando, viene messo nero su bianco, ossia che il Braga gioca meglio rispetto al Karabakh. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, narratore italiano, commentate, una buona giornata a voi e al prossimo video.